Bene, grazie. Io adesso chiederei al Presidente del Consiglio Matteo Renzi di portarci il suo saluto e poi successivamente anche di dare il via alle operazioni di abbattimento del diaframma. Grazie. Grazie Giovanni. Buongiorno a tutti, buongiorno e penso che ci siano tanti elementi di suggestione, di emozione. Quando Zini adesso parlava mi veniva in mente nell'esperienza di amministratore la gioia e per alcuni aspetti anche l'amarezza di quando si chiude un cantiere per chi c'è stato tanti anni a lavorare. Penso però che innanzitutto a nome del governo io debba un grazie dal profondo del cuore a tutti quelli che hanno fatto un pezzettino di strada in questo cantiere, un pezzettino di strada fisica, un pezzettino di strada con la fresa. Mi veniva spiegato che la galleria precedente è quella che ha avuto la fresa più grande del mondo, 15,6 metri. Mi veniva spiegato che il lavoro che ancora dobbiamo realizzare è un lavoro che però è stato agevolato da anni e anni di pratiche, procedure, discussioni, dibattiti. Io ero bambino e mi ricordo la discussione nella mia terra, nel Valdarno, faremo la Barberino incisa, poi è venuta la variante di valico, poi si è discusso su come fare le varie terze corsie da tutti i punti di vista, da Emilia dove siete stati un pochino più bravi e in Toscana dove comunque adesso si sta recuperando con di buona lena. Mi veniva in mente il fatto che fare l'Appennino è sempre stata un'esperienza meravigliosa ma anche un po' difficile per chi ama la macchina. Vorrei dirla così a chi ci segue da casa, con l'inaugurazione di questo ultimo, con l'eliminazione dell'ultimo diaframma noi abbiamo chiuso la parte delle gallerie, ma ancora non abbiamo aperto la variante di valico naturalmente, però questo è l'ultimo Natale in cui i bambini in macchina vomitano sull'Appennino, perché? Perché tutti noi sappiamo che l'esperienza mistica di avere un bambino e portarlo in Appennino porta la moglie a dire al marito non sai guidare, eh no ma sono le curve, in realtà è che la strada è oggettivamente diversa da quella che noi stiamo realizzando qui, se ci pensate sono 300 metri più basso, giusto Giovanni, il livello di attraversamento, sono 4 chilometri in meno, 3 chilometri e mezzo in meno, ma questa è una cosa molto importante, si risparmia un quarto d'ora. E tutti noi siamo in attesa che Isoradio smetta di dire code Barberino Roncobilaccio o Pian del Voglio Rioveggio, la nebbia continuerà naturalmente, ma la velocità e io credo anche la qualità dell'attraversamento sarà decisamente migliore. Quindi va a cambiare questo pezzo di strada che ciascuno di voi ha fatto va a cambiare la qualità della vita delle persone che viaggiano, dei cittadini dell'autostrada. Lo avete fatto voi, lavoratrici, lavoratori, lo hanno fatto gli ingegneri, i tecnici, i progettisti, lo hanno fatto i sindaci. Direi generazioni di sindaci, perché se il primo progetto è dell'82, poi il 96, poi l'ultima autorizzazione nel 96, immagino quanti sindaci hanno avuto la fortuna di lavorare e talvolta anche lo scoramento di avere a che fare con delle regole che sono un pochino complicate. Lo hanno fatto i presidenti delle regioni, hanno fatto i ministri che si sono succeduti. Lasciatemi fare un abbraccio particolare al presidente della regione Emilia, Vasco Errani, che credo sia una delle ultime inaugurazioni che fa. La sua attenzione ai lavori infrastrutturali, la sua capacità di stare al pezzo con un puntiglio che tutti noi gli riconosciamo ha sicuramente aiutato l'azienda, le aziende a lavorare bene. E questo pezzo di strada in qualche modo l'ha fatto l'Italia. Lo ha fatto Autostrade per l'Italia, certo. Credo che Giovanni Castellucci abbia tutti i titoli e i diritti di essere orgoglioso del lavoro svolto, del fatto che gli investimenti sono aumentati 4 volte rispetto al passato. E quindi Autostrade per l'Italia oggi abbia il desiderio di mostrare quanto è importante il lavoro che svolge. Ma mi piace pensare che questo sia un lavoro che ha fatto tutta Italia. Perché se ci pensate, l'abbattimento di un diaframma sì, è un problema, perché chiude una pagina e tutti noi siamo impegnati perché
le lavoratrici e i lavoratori abbiano da lunedì nuove occasioni, nuove opportunità. Ecco il senso dello Sblocca Italia. Il tentativo di evitare che opere pubbliche ferme da anni continuino a star ferme semplicemente per sua maestà la burocrazia. Il tentativo dello Sblocca Italia è semplicemente il tentativo di dire là dove si può partire si parta, insieme alla riforma della pubblica amministrazione strutturata, studiata e analizzata nel dettaglio, che permetta di fare veloci le cose che si possono fare. Dire magari dei no, ma dirli, dire dei sì e quindi essere conseguenti. Bene, io vorrei dire alle lavoratrici e ai lavoratori, a cui da lunedì noi siamo impegnati a offrire nuove opportunità sul piano degli investimenti, che il lavoro che voi avete svolto è un lavoro che è il simbolo di questo paese. Un paese che agli occhi di tanti sta in galleria, sta in un tunnel, ma un paese che ha delle eccellenze straordinarie. In primis, la qualità dei propri lavori, delle proprie innovazioni ingegneristiche. Questa è una delle, non tanto questa, ma diciamo l'intero percorso è uno dei percorsi più innovativi del mondo in termini di capacità di infrastrutturazione tecnologica. È progettato da italiani, siamo all'avanguardia nel mondo su questo settore. Io sto diventando quasi una sorta di motivatore per alcuni aspetti, perché vorrei raccontare a chi ci segue da casa, a chi di voi vive quotidianamente, quanto è importante il lavoro che state svolgendo e che abbiamo svolto. Non dobbiamo cedere nella cultura del piagnisteo che porta l'Italia a dire vabbè, ma noi ormai non abbiamo più niente, ci hanno portato via tutto. No, abbiamo delle aziende, delle realtà che sono in grado di fare cose uniche al mondo. È la capacità di tenere insieme delle città, delle storie, un'autostrada di fatto è questa, che sono in grado finalmente di dire a ciascuno di noi che l'Italia non è divisa, ma l'Italia è molto più unita di quanto dovremmo abituarci a pensare. E soprattutto l'abbattimento dell'ultimo diaframma è il modo per abbattere gli ultimi tabù che ciascuno di noi ha. Pensare che comunque il futuro faccia paura, che sia un problema, che sia una incognita, che sia un elemento di preoccupazione. Ecco, io vorrei chiedervi, con il cuore in mano, di continuare a credere nel fatto che questo paese è capace di fare cose che sono improbabili agli occhi dell'opinione pubblica rassegnata e stanca. Questo paese è nelle condizioni di uscire dal tunnel della pigrizia, della rassegnazione e della stanchezza, a condizione che ciascuno di noi faccia un pezzettino di strada. I primi a dover fare un pezzettino di strada sono i politici, i primi siamo noi del governo, e ci stiamo provando come? Con la convinzione che le infrastrutture necessarie vanno fatte in tempi certi, non sono soltanto quelle che conosciamo oggi. Per esempio è fondamentale l'infrastrutturazione tecnologica, per esempio è fondamentale sistemare il dissesto, lottare contro il dissesto nelle nostre regioni e nei nostri territori, per esempio è fondamentale l'infrastrutturazione più importante, che è quella delle scuole per i nostri figli. Ma gli investimenti che possiamo fare in questo settore sono investimenti che mettano l'Italia all'avanguardia e in posizione di leadership. E allora finisco. In questi giorni Giovanni Castellucci, insieme ad altri suoi colleghi, ha incontrato il vicepresidente della Commissione europea, Katainen, perché la Commissione europea ha deciso di stanziare 300 miliardi di euro per nuovi investimenti sulla base della pressione italiana. Noi abbiamo detto dopo le elezioni europee, ehi, non è che si esce dalla situazione di crisi semplicemente parlando di vincoli, bisogna avere il coraggio di investire sul futuro, che può essere infrastrutturazione tecnologica, infrastrutturazione innovativa, infrastrutturazione ambientale. Io credo che noi vinceremo la nostra sfida se questi 300 miliardi saranno 300 miliardi che, nella quota parte di spettanza italiana, verranno spesi bene, con regole chiare e con la capacità di scrivere un pezzettino di storia, un pezzettino di futuro, non soltanto di raccontare come siamo stati bravi fino a questo momento. Se saremo in grado di farlo,
Allora anche le prossime tappe che sono complicate, impegnative, ma che stanno di fronte a noi, sono pronte ad essere affrontate e vinte tutte insieme. E quindi l'ultima galleria, l'ultimo pezzettino richiede il taglio della cravatta. Lo faccio volentieri, anche perché l'ho fregata a Castellucci, la mia l'ho messa da parte, e ben volentieri taglio insieme a voi la cravatta che è simbolo di buona fortuna, di in bocca al lupo e di prosperità per i prossimi lavori. Dobbiamo prenderci l'impegno di non fare come ho fatto stamattina io, che sono arrivato in ritardo, ma di arrivare in tempo alla conclusione dei lavori. Io ho percorso in macchina da Barberino fino a qua la variante, manca veramente poco. Noi sulle rocce da scavo abbiamo fatto la nostra parte con lo Sblocca Italia e entro i 90 giorni saremo nelle condizioni di firmare i decreti attuativi. Penso anche che si debba arrivare a delle regole uguali, perché non è possibile che ci siano regole così differenziate per cui in una regione si fa in un modo, in una regione si fa in un altro. Anche per questo è importante dare certezza del diritto. Ma voglio dirvi che tagliando questa cravatta mi piacerebbe che ciascuno di noi avesse il pensiero che l'abbattimento del diaframma abbatte anche le nostre paure. L'Italia è molto più forte e più grande di quello che viene, di come viene descritta, e larga parte di questo merito è di chi ci lavora, di chi ci soffre, di chi ci vive e di chi anche si è un po' stufato del fatto che il racconto del nostro paese sia sempre un insieme di problemi. Noi i problemi li abbiamo, non li sottovalutiamo, ma come avete dimostrato con questo lavoro siamo molto più forti dei problemi che abbiamo davanti, siamo molto più bravi degli altri e siamo molto più in grado di scrivere una pagina di storia che sia anche futuro e non soltanto passato. Grazie di cuore e in bocca al lupo per le prossime sfide. Schiacci il bottone, parte. Anche un sindaco, perché avevamo un sindaco. Io chiamerei anche il sindaco, il presidente della regione, cioè facciamo insieme tutti uno schiaccio. Errani è più furbo, non si è portato la cravatta. Guarda che vieni sindaco. Tutti insieme, prego. Vai. Va, uno. Aspetti, Aspetta, fermi lì. Girati, vieni dietro. Bene. Vieni Beatrice. Vale. Tre, due, uno, via.